Sapete ormai benissimo quanto io desideri provare con le mie mani ormai Budokai Tenkaichi 4, che è stato annunciato qualche mese fa. Abbiamo visto solo dei teaser e nient'altro, almeno per ora, ma a quanto pare ci sono delle novità assurde su Dragon Ball Xenoverse 2. Mi sarei aspettato praticamente un 3 al posto del 2 in questa immagine, ma sappiate che oltre all'immagine stessa ci sono anche dei nuovi trailer che ora andrò a vedere con voi per la primissima volta. Questa immagine è stata la prima cosa ad essere stata rivelata e sembra proprio veramente uno Xenoverse 3, perché là non c'è un 3, c'è il 2 come al solito. Lo sguardo di Trunks così cupo, poi il Kaioshin del tempo che guarda speranzosa, anzi quasi dispiaciuta verso l'alto, le sette sfere del drago, e poi c'è ovviamente Goku con una Kamehameha insieme al patroller generico di Xenoverse 2. Tutto questo veniva rilasciato il 10 ottobre, ma oggi, giorno in cui sto registrando, ovvero 11 ottobre, guardate cos'è stata rilasciata, una roadmap update che praticamente annuncia delle novità pazzesche che ora andiamo a vedere insieme. E poi c'è stato pure un trailer, andiamo a vedere tutto ragazzi. Io vi ricordo come sempre che domani, il 12 ottobre, insieme andremo a fare una live qua su YouTube per fare la reaction al nuovo annuncio relativo a Dragon Ball. Probabilmente verrà annunciato un nuovo anime, un nuovo gioco, quindi siateci alle ore 18, attivatevi la sveglia, e poi anche io farò un grandissimo annuncio che credo tutti apprezzeranno alla grande. E vediamo subito questo trailer, che a quanto pare è direttamente qui su Twitter, ci sarà pure su YouTube. E vediamo un po' di immagini randomiche riguardo Xenoverse 2. A quanto pare viene celebrato il settimo anno, il settimo anniversario del titolo, che in ogni caso si festeggerà a breve, se non sbaglio. E quindi molto bello tutto ciò, ma la ciccia dov'è? Take a step towards the future? Quindi fai un passo verso il futuro? Ma no, fammi uscire Xenoverse 3 a sto punto! Perché non vieni con me? Nel futuro? Ma che sta facendo? Madonna mia, aspetta un attimo, ma che... Ma quindi può essere uno Xenoverse... No, è Xenoverse 2. Non è Xenoverse 3. Ma quindi è un nuovo DLC. Ma chi è questo qua? Stay tuned. Ma come stay tuned? Voi siete matti? E poi Deluxe Edition che è uscita boh quanti anni fa. E poi questa Special Edition nuova, a quanto pare, che include praticamente anche i nuovi DLC usciti di recente con Gohan Beast. Ma cerchiamo di capire un attimo cosa abbiamo visto fino ad ora, andando passo passo insieme. Da come potete notare c'è la presentazione iniziale piuttosto generica, ci sono filmati anche un po' di altri patroller, e poi la scritta molto figa Dragon Ball Xenoverse 2. E la prima parte ce la possiamo pure skippare. E poi ci dice fai un passo verso il futuro. E quando mi ha detto questo, ero convinto mi volesse buttare fuori uno Xenoverse 3. E poi c'è la voce di Fu che dice perché non vieni con me? Compare Fu con un anello del tempo! Attenzione! Ma questi vuoi vedere ragazzi andranno a rilasciare tutta la storia di Dragon Ball Super, magari non so, compresi Moro, Granola, all'interno di un grande DLC di Xenoverse 2? Cioè non fanno Xenoverse 3 ma ti fanno Xenoverse 2.9. Quindi vedi, c'è il patroller, quindi questi sono nuovi filmati. E poi, così dal nulla, c'è Beerus e Vegeta Super Saiyan God. Quindi Vegeta Super Saiyan God al posto di Goku. Quindi la storia viene cambiata e quindi c'è già praticamente nuova storia. Credo che quindi, ragazzi, stiamo ufficialmente parlando del 17esimo DLC. Quanto pare mi sembra proprio di sì, sperando che ci saranno anche nuove miniature nel Colosseo degli Eroi. E quindi, da come potete vedere, Vegeta diventa Super Saiyan God al posto di Goku, almeno sembra. E poi c'è Goku a terra. Per quale motivo? Perché Goku è qua a terra? Non ti viene fatto vedere assolutamente altro, ma no. E poi c'è questa immagine con le Kamehameha di Goku e del Patroller. E infine, quello forse più scioccante in assoluto, forse quello più strano in assoluto, è questa forma assurda di questo combattente. Non riusciamo a comprendere assolutamente di chi si tratta, però mi sembra sempre Vegeta, ragazzi. Mi sembra di vedere un'armatura comunque Saiyan come quella di Vegeta, però c'è questa parte qui in alto a sinistra che non riconosco. Potrebbe essere, non so, magari un cappuccio, ma non credo. Sembra proprio... Vedete, sono dei pungiglioni, non so.
Eppure l'armatura è un po' strana, non so se sarà un nuovo Time Patroller, non ho idea, ragazzi. Però mi ha dato sempre un po' le vibes di Vegeta. E poi stay tuned, da qua non si riesce proprio a capire. Vedete, questa parte mi sembra un po' un'armatura di Vegeta. Soprattutto questa parte qui, notate, questa è proprio dell'armatura di Vegeta. Però la faccia non si vede, la silhouette è a malapena riconoscibile. Potrebbe essere anche un personaggio totalmente nuovo. E quindi stay tuned, restate in attesa e basta, finisce qua. Ma finisce quel trailer, perché poi ragazzi, attenzione, il 12 ottobre, guardate qua che cosa abbiamo, la roadmap update, ovvero la roadmap dei nuovi aggiornamenti. Il 12 ottobre 2023, quindi nel momento in cui io sto parlando, è domani, ragazzi, questi sono matti, aggiungono il Festival degli Universi, un nuovo evento, con una nuova mappa, non ho idea di cosa sia, ma assomiglia molto... se ci fate caso, magari zoomandovela un attimino riuscirete a capire, a quelli che erano i distretti del primo Xenoverse, prima che Canton City diventasse Canton City, quindi quando era ancora Tokitoki City nel primo Xenoverse. Ci assomiglia molto. Poi una nuova modalità, boh, così dal nulla, la nuova Battle Mode chiamata Cross Versus. Boh, non so se sarà parte di una nuova storia, capiremo, non vedo l'ora di scoprirlo poi con voi. E attenzione, richiestissimo, e ce lo abbiamo, Awoken Skill Ultra Instinct. Quindi l'ultra istinto come forma, trasformazione, chiamatela come volete, anche se è una tecnica. In ogni caso, ce l'avremo per i nostri patroller. E qui ci sono un po' tutti i patroller, anche se mancano i terrestri, ma forse pure per loro ci sarà. Quindi tutti i patroller potranno avere l'ultra istinto, quindi tutti valorizzati e ha pienamente senso. Vi ricordo che questo è un aggiornamento gratuito, big, free update, free, gratuito, quindi per tutti, vi basta aggiornare il gioco. Poi addirittura il cap del livello degli avatar si va ad alzare, quindi questo vuol dire che, almeno credo si andrà ad alzare, quindi questo vuol dire che i patroller potranno superare il livello che hanno attualmente. E poi altre feature che andranno implementate. Al momento non si parla di cosa, va bene. E poi c'è anche questa campagna di benvenuto, magari per chi farà il login in questi giorni. E non sappiamo di preciso di che si tratta. E poi free trial. Ok, si potranno giocare gratuitamente tutti i DLC dal 12 al 19. O meglio, non i DLC veri e propri, ma tutti i personaggi aggiunti col DLC. E c'è la lista qui, non sono proprio tutti, mi sa, una parte dei personaggi. Molto bene, così magari chi di voi... Ma aspetta, ma che significa? Dragon Ball Xenoverse 2 PlayStation 5 Launch. Cioè sono stato tre quarti d'ora su questa immagine e non l'avevo letto. Quindi questa è ufficiale, ragazzi, verrà rilasciata la versione next gen, che ormai dovremmo chiamare current gen, di Xenoverse 2 per PlayStation 5, quindi probabilmente avrà, non so, forse una versione 4K o in generale una qualità superiore e poi magari più di 60 fps, ragazzi, top! E poi, attenzione, aspetta, ma non verrà rilasciata adesso, verrà rilasciata nel 2024, perché questa immagine sotto, questa informazione, fa parte di quest'altra colonna più verso destra. Quindi il 12 ottobre è una cosa, poi nel 2024 verranno aggiunti un nuovo scenario, nuovi personaggi giocabili, playable characters, si parla al plurale, e nuovi contenuti, e poi... And more, e altro, e tre punti interrogativi. Allora, se tu mi vuoi dire che nel 2024, cioè nel 2023 mi hai fatto questo, nel 2024 mi aggiungi queste cose, magari con un nuovo DLC, e poi altro, quello che io vorrei capire è, nel 2025 Xenoverse 3? Perché qua 2023, qua 2024 e qua 2025, no? Se ho ben capito, almeno questa dovrebbe essere la cosa. Però sto sognando un po' troppo, ne sono abbastanza consapevole. Ragazzi, io resto un attimo colpito, perché mi sarei aspettato ormai che tutta l'attenzione virasse completamente per il nuovo Budokai Tenkaichi 4, che poi cambierà nome, ok. Però mi aspettavo di non vedere una roba del genere per Xenoverse 2. Cioè, qua sembra proprio che vogliono ancora puntare alla grande sul gioco.
e poi addirittura nel 2024 nuovi scenari, cioè ormai siamo ad ottobre, quindi vuol dire che ne so, a febbraio, marzo, aprile, un nuovo DLC ancora e non si fermano, addirittura con il rilascio di una versione PlayStation 5 di Xenoverse 2, ovviamente anche per Xbox Series X, S, siamo d'accordo. E poi altro, tre punti interrogativi. I punti interrogativi sono tre, proprio Xenoverse 3, confermato? Ovviamente no, però ragazzi, chissà. Chissà perché potrebbe... Qua, non so, rispetto a prima, sembra che le cose si siano un attimo evolute. Una possibilità di uno Xenoverse 3 c'è, perché qua ci stanno puntando ancora tanto su Xenoverse 2, ma questi sono matti. Sul sito ufficiale, purtroppo tutto in inglese, non ci sono ancora queste novità, quindi verranno rilasciate forse nel corso della giornata. Nel momento in cui sto registrando c'è solo appunto l'informazione che era stata rilasciata questa immagine speciale a tema Xenoverse 2. Ormai dopo aver visto tutti questi contenuti io un altro po' non so più che aspettarmi se Xenoverse 2, Xenoverse 3, Budokai Tenkaichi 4, l'anime. Domani il 12 ottobre in live insieme dalle 18 scopriremo tutto, non mancate perché farò anche io un grandissimo annuncio che sono sicuro vi farà impazzire. Quindi alla prossima, ciao!